Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Daniele Tartaglia, sono uno youtuber che si occupa di fai da te, unboxing, recensioni e quant'altro, ma oggi parleremo della quarta puntata del corso di Arduino. Avete mai sentito parlare di configurazione pull up e pull down? Beh, spero di sì, perché ho già fatto tre puntate di Arduino e quindi ve l'ho già spiegato più o meno a grandi linee. Ma prima di entrare in merito a questo interessante argomento, vorrei parlare dello sponsor di questo corso, che è JLCPCB. Quindi se siete interessati a piccoli prototipi, ma da una qualità veramente altissima, a prezzi veramente bassi e spese di spedizione praticamente gratuite, JLCPCB fa il caso vostro. State qua perché noi ci rivedremo presto, tra pochissimi secondi. JLCPCB è la più grande azienda di prototipi di PCB situata ad Hong Kong, in Cina. Specializzata nella produzione di prototipi di PCB di altissima qualità in piccoli lotti, praticamente l'ideale sia per il professionista sia per l'amatore che vuole realizzare un prototipo spendendo pochi euro. Fare un preventivo è molto semplice, basta immettere le misure del vostro progetto, impostare la quantità da un minimo 5 pezzi ad un massimo di 2000, impostare il numero di layers e infine lo spessore. Una volta immessi questi valori, dalla finestra successiva potete impostare altri parametri per personalizzare ancora di più nel dettaglio e il banner per importare il Gerber file in formato compresso. JLCPCB si occupa anche di assemblaggio e potrà fornirvi a prezzi molto bassi la vostra scheda finita completa di componenti. In descrizione troverete oltre al link dell'azienda anche uno speciale coupon sconto se disponibile e naturalmente maggiori informazioni. Bene, rieccoci di nuovo qua. Allora, io vorrei aprire una parentesi, quindi Alt 123, Alt 125 per chiuderla, ok? Vabbè, detto questa stronzata, vabbè. Insomma, qual è la parentesi? Non è quella graffa, la parentesi è una cosa che voglio dirvi, un messaggio che voglio mandarvi. Allora, io non sono, come ho già detto, un professore, quindi sto cercando di spiegarvi a modo mio, ok? Però volevo dirvi una cosa. Se sperate di diventare abili programmatori seguendo le mie lezioni, scordatevelo proprio. Beh, però rimanete qua, aspettate, non andatevene via. È inutile imparare un corso di Arduino attraverso le lezioni di uno youtuber così senza avere delle basi. L'elettrotecnica, l'elettronica. È inutile conoscere alla perfezione il C e poi non saper fare un circuito esterna ad Arduino, perché tutto quello che riguarda la programmazione e quant'altro si può fare, ma però dopo c'è bisogno dei componenti fisici, quelli che andiamo a toccare con mano, che bisognerà collegare ad Arduino. E se non sapete che cos'è una resistenza applicata a un LED, ragazzi, io penso che non sia il caso di partire con dei corsi già come questi, bisognerebbe tornare indietro e studiarsi un po' di elettronica. Vabbè, avete capito, non è che con queste lezioni diventerete abili programmatori, ma almeno riuscirete in qualche modo a combinare qualche cosa. Ecco perché ho voluto portare un argomento così importante che sarebbe la resistenza di pull up e pull down collegata a un ingresso. Allora, una resistenza di pull up e pull down serve per dare un riferimento al pin di Arduino se o a livello high alto, quindi con un più 5 volt, oppure a un livello 0, quindi un livello low. Però questa cosa si deve fare con dei componenti esterni, poi parleremo anche della resistenza interna, ma ci arriveremo dopo. Quindi dobbiamo utilizzare una resistenza o resistore da 10k, configurato in questo modo. Questo è un pulsante, ma potrebbe essere anche un interruttore. Questa è la resistenza o resistore da 10k. Facciamo il collegamento e cominciamo a portare il positivo 5 volt all'ingresso del pulsante. Poi portiamo l'ingresso digitale di 2 all'uscita del pulsante e anche all'ingresso del resistore. E infine portiamo il GND o negativo all'uscita del resistore. Alimentiamo Arduino e come potete vedere il GND tramite resistore da 10k raggiungerà il pin di 2, forzando lo stato di low. Questa condizione rimarrà fino a quando il pulsante rimarrà aperto. Ma cosa succede invece quando il pulsante si chiuderà? Alla pressione del pulsante ritroveremo uno stato logico 1 o high sul pin di 2, mentre a rilascio ritroveremo un segnale logico 0 low, grazie al resistore da 10k configurato a pull down. La configurazione a pull up invece è il contrario. La 5 volt adesso andrà alla resistenza e il pin di 2 andrà in parallelo all'uscita del resistore e a monte del pulsante. Il GND questa volta andrà portato a valle del pulsante. Alimentiamo Arduino e guardate. Questa volta a pulsante non premuto avremo sul pin 2 un segnale positivo, quindi uno stato di high. Alla pressione del pulsante sarà il GND a prevalere, portando lo stato del pin a valore 0, quindi low. Bene,
avete visto la configurazione sia pull up e pull down, ok? Per favore non ditemi che non avete capito fino a qua, perché se no io video non ne faccio più. È più semplice di così, ragazzi, non sono capace. Ma lo sapevate che Arduino all'interno ha una resistenza e si può evitare di mettere quell'esterna? Andiamola a vedere direttamente nello schematico, almeno vi rendete meglio conto di che cosa sto dicendo. Semplifichiamo il circuito togliendo la resistenza da 10K. Fine, non dobbiamo togliere o aggiungere altro. La resistenza Arduino la vuole comunque, ma guardate dove si trova. Al suo interno. Alimentiamo Arduino e troveremo subito sul pin 2 uno stato di high. Come vedete è una condizione identica a quella con resistenza esterna collegata al positivo, a differenza che la resistenza non dovete più collegarla, c'è l'Arduino. Alla pressione del pulsante, come vedete, ci troveremo sul pin 2 uno stato di low. Bene, perfetto, adesso conosciamo anche questa resistenza interna di Arduino, ma attenzione, mentre prima con la resistenza esterna bastava semplicemente configurare il pin di Arduino come ingresso, adesso dobbiamo fare un'altra cosa. Dobbiamo abilitarla questa resistenza di pull up interna. E come si fa? Andiamo a vedere. In alto non cambia nulla, abbiamo scelto il pin 2 e conservato nella costante button pin. E anche qua le cose rimangono invariate. Abbiamo dichiarato il pin 2 come input, quindi come ingresso. Ma allora, cos'è che cambia? Visto che non abbiamo inserito il resistore esterno, come possiamo forzare lo stato del pin 2 a livello alto o high? In questo modo, abilitando la resistenza interna di Arduino, che porterà il pin 2 sempre a livello alto, fino a quando il pulsante sarà a riposo, non premuto. Digital write, parentesi, button pin, altro non è che il pin 2, e poi high, punto e virgola. Fino a quando il pulsante non sarà premuto, abbiamo sul pin 2 un riferimento di più 5 volte, quindi un riferimento alto. Lo schema lo abbiamo già visto prima. Ma visto che ci siamo, vi spiego anche una variante. Esatto, si può scrivere anche in un modo più semplice. Cancelliamo l'istruzione che porta sempre a livello alto il pin 2 e modifichiamo la linea sopra. Invece di impostare il pin 2 solo come input e basta, scrivendo input pull up abbiamo fatto due cose. Dichiarato il pin 2 come ingresso e allo stesso tempo abilitata la resistenza pull up interna di Arduino su quell'ingresso e forzato il suo stato su high. Potete abilitare la resistenza interna sia col primo metodo a due righe sia con l'ultimo con una riga sola, non fa assolutamente differenza. Però attenzione, adesso i comandi per l'accensione e spegnimento del LED saranno invertiti. Il codice scritto in questo modo, con la vecchia configurazione a pull down, con riferimento a massa, farà accendere il LED quando il pulsante è premuto. Ma adesso, non abbiamo abilitato la resistenza di pull up interna? Quindi, avendo sempre un riferimento alto sul pin d'ingresso, la condizione if è valida pulsante a riposo e farà accendere il LED ogni volta che il pulsante non sarà premuto, e lo farà spegnere quando invece è premuto. Quindi, basta semplicemente invertire gli stati, in questo modo. Quando il pulsante è a livello alto, spegni il LED, else, quindi in altro modo, accendi il LED. Bene, abbiamo visto la configurazione pull up, la configurazione pull down e la configurazione pull up attraverso la resistenza interna, quindi nessuna resistenza esterna. Quindi potete evitare di mettere questa resistenza, però ricordatevi che va abilitata attraverso software come vi ho fatto vedere. Altrimenti questa resistenza se non c'è, che succede? Non è proprio una cosa simpatica per il nostro Arduino, perché quando non c'è collegata nessuna resistenza, io intendo sia quella interna che quella esterna, è un problema, perché si dice che il pin è in uno stato di floating, quindi flottante. Non è una cosa molto simpatica, perché quel pin è come se fosse un'antenna, intercetta tutti i disturbi che ci sono all'esterno. E ho fatto una cosa carina che vorrei farvi vedere, proprio per farvi capire che cosa succede se non c'è questa resistenza. Diciamo, mi sono divertito a costruire questo piccolo giocattolino fai da te, che secondo me rende bene l'idea di che cosa sia uno stato flottante, cioè quando non c'è questa resistenza collegata. Sì, dai, ormai l'avete capito, però diciamo che mi sono divertito io, è un qualcosa in più che ho voluto mettere in questa lezione, non credo nessuno abbia fatto. Dai, andiamolo subito a vedere.
Ecco il mio simulatore gargantuesco che emulerà i disturbi esterni attraverso l'aria di un soffiatore. Quello che state vedendo non è altro che una simulazione quando non abbiamo collegato nessuna resistenza, sia interna che esterna, su un pin configurato come input. Questa condizione è anche chiamata floating o flottante, dove per mano delle interferenze esterne si ha uno stato altalenante di high-low come se il pin fosse impazzito. La resistenza sarà rappresentata da questa simpatica molla che, come noterete, si comporta come abbiamo visto prima sul nostro circuito. Forza lo stato di low a pulsante non premuto. Sto provando a simulare nuovamente i disturbi esterni, ma come vedete la molla, che rappresenta la resistenza, impedirà a tali disturbi di entrare e di commutare involontariamente lo stato sul pin. Allora, è piaciuto il mio giocattolino, fai da te? Sì, una cosetta da nulla, però dai, rende bene l'idea di che cosa sia uno stato flottante. Ho simulato praticamente i disturbi esterni con l'aria del mio aspiratore collegata al contrario, che simula, insomma, queste interferenze, queste correnti elettrostatiche, elettromagnetiche, che entrano tramite questo pin e vanno poi a fare questo stato di 1-0-0-1 così in modo casuale. Non è una cosa assolutamente simpatica, bisogna dargli una stabilità e l'ho fatto con una molla. Spero che vi sia piaciuto. Allora, prima di chiudere, mi raccomando ragazzi, se siete appassionati a questo mondo, un buon libro di Arduino assolutamente non fa male, anzi più di uno. In descrizione, sotto al video, troverete dei link su Amazon per l'acquisto dei libri che parlano praticamente di Arduino, sia il codice, elettronica, insomma tutto quello che riguarda Arduino, sia dalla parte circuitale, schemi elettrici, sia per quanto riguarda la parte della programmazione. Quindi questo è un libro molto interessante, ci sono degli esempi all'interno veramente validi. Ma molto importante, non dimenticatevi ragazzi, che ci sono anche dei kit dove vendono, non è Arduino, è un compatibile, è un clone, praticamente è identico, solo che costa meno, dove all'interno troverete un sacco di moduli, fili, cavetti, componenti elettronici che vi serviranno per affrontare il corso che sto facendo, ma anche per divertirvi per cavoli vostri. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine, mi raccomando ragazzi, like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto scrivete se ci sono delle cose male che ho detto sbagliate, ci può stare, quindi io non essendo un professionista del settore, essendo un amatore, ci può stare, però diciamo che sostanzialmente spero di non aver detto cafonate. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché di puntate di Arduino ne farò ancora tante altre. Ah, la campanellina ragazzi, dovete abilitarla, perché sennò non sarete notificati quando io farò uscire un nuovo video. Quindi abilitatela e noi ci rivedremo presto alla quinta puntata del corso di Arduino, dove tratterò una puntata molto molto interessante. Non vi spoilerò niente perché non lo so. Vabbè, dai. Ciao a tutti ragazzi e buona continuazione. Driving low and flying high, we can reach